questa sera cercheremo il nuovo mago. Però per cercare il mago abbiamo delle istruzioni, quindi seguiamo le istruzioni. Adesso cosa manca? La forchetta, la forchetta. Ah, la barchetta, la barchetta, la bacchetta. Allora, la bacchetta, ci vuole una bacchetta potente, eccola qua. Una bella bacchetta potente, tienila in stretta. Adesso possiamo iniziare con un bellissimo gioco. Adesso soffia sulla corda. Una gamba in avanti così. Poi con la mano di magia. Di più. Magia, e piano piano lasci. Magia. E... cosa stai facendo? Mi sono iscritto a danza. L'ho fatto per la panza. La trippa era un po' troppa. A volte il troppo stroppia. Sì, l'ho fatto per la panza. Avevo troppa panza. Mi sono iscritto a danza. Mi sono appassionato. E questo è il risultato. Dai, vi insegno un po' di mosse. A questo punto dovete fidarvi l'uno dell'altro. Cioè, piano piano vi appoggiate alle gambe di chi vi sta dietro. Uno! Due! Tre! C'è rimasto lui! Il piccolino! Dai su! Quattro! Signore e signori, stanno volando! Voi dovete passarvi, tipo staffetta, la scopa, come io ve la consegno, che lo prende sotto braccio e lo passa alla signora, che lo prende sotto braccio e lo passa alla signora, che lo prende... Alzati, dai, sforzati! Ecco qua! Oh, brava! Lo passi alla signorina, che è giovane, inesperta, dai! Ora noi faremo un esperimento. Lei ha mai visto un mago che taglia la donna in due? No. Che la fa volare? È bello quello. Che la fa sognare? Neanche. Attenzione, ecco qui la macchina della verità. E a questo punto io faccio una domanda. La signorina risponde, se ha detto la verità la mano rimane lì, se ha detto una bugia la mano... Cade. Cade, eh? Siamo proprio... bello sto gioco, bellissimo, questo è... questo è bellissimo, eh? Siamo pronti, attenzione! Lei ha mai tradito il suo fidanzato? Attuale? Domani. Siamo pronti! Quando io dico via, voi contate! Attenzione! Via! Uno, due, tre, sacchetà! Mia mano c'è. No, ha detto la mia mano c'è. La carota non c'è, la mano c'è, andiamo a vedere, apriamo il tutto qua così, apriamo così, verifichiamo. Ma guarda che cosa sei, ha detto una verità, un applauso a Renata! Renata, Renata, Renata.